Eccomi, e prima di parlare di Big vi voglio ricordare che a Maldestro che cosa gli hanno dato? Il contentino col premio della critica. Quando vinci il premio della critica, te devono levare qualcos'altro che ti saresti meritato. Maldestro, mi piace tanto e anche guasti, siete molto bravi ragazzi. Passiamo, ripeto, alle pagelline velocemente di ieri sera. Oggi voglio proprio dare una sorta di voto, ok? Perché tanto si sta avvicinando la finale e quindi posso cominciare a fare anche qualche votino, dare qualche votino, senza rispiegarvi la rava e la fava di ogni canzone. Perché ormai gli ascolti sono stati parecchi e quindi me lo posso permettere. Sono naturalmente i miei giudizi, delle mie orecchie, della mia sensibilità e della mia conoscenza musicale. Però, pensando sempre in maniera anche oggettiva, se un artista non mi fa impazzire di solito, e magari non ne comprerò mai i dischi, però ha una cosa valida, io lo dico, cioè sono sopra le parti. Ron, l'ottava meraviglia. Guardate, è una canzone che si è dimostrata una canzone d'autore, forse non delle migliori nella storia di Ron, questo sicuramente, ma che faccia schifo e che dovesse andare fuori, proprio no. E secondo me merita un 6,5-7. Chiara, nessun posto a casa mia. E comunque io giudico tutto l'insieme, canzone, personaggio e esibizione, eccetera. La devo salvare dal punto di vista dell'ottima esecuzione. Lei è sempre un disco, è molto intonata, misurata. Nessun posto a casa mia non è un capolavoro, è abbastanza noiosa questa canzone. Io le do un 6 per, diciamo, un totale, ma più di 6 non do. Samuel, vedrai. Sì, forse non ha aggiunto niente ai Subsonic, al passato suo con i Subsonica, però è una bella canzone. È una bella canzone, c'ha una classe totale. E tra l'altro, vabbè, lui scrive così, quindi continua a scrivere con quello che è la sua vena. Io gli do un bel 8. 8, 8 e mezzo. Albano, come sapete, io non voglio giudicare Albano, perché Albano non è da giudicare, perché Albano è un fuori classe, un signore che ci ha regalato anni e anni di musica, non deve più dimostrare nulla, quindi tanto di cappello, si è rimesso nuovamente in gioco, in gara, viene mandato fuori con Di Rose e di Spine, alla quale io invece do un 6,5, perché guardate, questa canzone non è la fin del mondo rispetto alle cose che io mi potevo attendere da un fuori classe come Maurizio Fabrizio, però nell'insieme merita una sufficienza piena con un più. Bravo, no, era 7 più, qui do 6,5 invece che 7 più. Ermal Meta c'ha una bella canzone, è credibile tutto quanto, 8. Secondo me vincerà il premio della critica, almeno lui vincerà il premio della critica. Bravi, voi lo sapete, io sono la sostenitrice che lì non doveva essere nei Big questo ragazzo. Ma perché non riaprono la categoria emergenti? Cioè, quelli che ancora non hanno una storia, ok? Non hanno una storia. Vengono da qualche cosa di buono, devono ancora dimostrare, non sono ancora Big, non sono magari sconosciutissimi come dovrebbero essere i giovani,
Metterei la categoria emergenti, come c'era una volta. Paola Turci è nata da quella categoria. Però devo dire la verità, Bravi ha interpretato bene, ha questa voce originalissima. Certo, uno che mi canta il diario degli errori, come ha scritto Monina, che io stimo tantissimo, l'anconetano, che tra l'altro l'ho visto anche a Sanremo. È un critico favoloso, fortissimo, scrive molto bene, mi piace quasi tutto quello che dice. Lui dice: ma questo, che errori può aver fatto nella sua vita, tanto da poter sostenere un testo così? Vabbè, ma Emma quando ha portato la canzone che parlava dei lavoratori che si impegnano nella vita e che tutte le sofferenze che abbiamo avuto, non era credibile il testo per lei, pure ha vinto, insomma, no? Voglio dire, secondo me Bravi ha sostenuto bene nell'interpretazione questi errori del suo diario. Io sposo la artisticità e gli dà un bel 7. Ma noia, che sia benedetta. Fiorella è più forte della canzone, che pur essendo una canzone con un gran testo e un messaggio bello sulla vita, non è favolosa. È una bella canzone senza essere favolosa. 7. Anche perché ieri Fiorella qualche piccolo inciampino vocale si è andata a risentire l'esecuzione, se l'è preso. È un po' una canzone piatta, a un certo punto non esplode, non esplode. Esplode la raffinatezza dell'esposizione di Fiorella, esplode la sua gestualità teatrale, oserei dire. È una grandissima professionista, una grandissima artista, e quindi qui è il famoso valore aggiunto dell'artista rispetto a una canzone. 7. Clementino, non c'è nulla da fare. Clementino ci ha messo un'energia, ci mette il cuore. Lui la sente questa situazione dei ragazzi fuori. Lui è proprio Cora de Napoli, o Core de Napoli, anche se lui credo sia di Avellino. Però la canzone più di 4-5, 4-5, io non gli do, non arriva alla sufficienza questa canzone, che dovrebbe essere rap, c'ha un'antichità finché la barca va. Comello. Il cielo non mi basta. Sesto discorso, per me sono loro due che non dovevano passare, ok? Mi spiace, ma è così. La Comello non ha senso di esistere nella discografia italiana. Ma perché? È caruccia, ha questa vocina. Ma va benissimo a far la presentatrice, va benissimo nel suo mondo disneyano. Ma questa canzone che ha un ritornello di un'antichità mostruosa, sembra una canzone dell'Armata Rossa, come ho detto qualche video fa. Non mi rappresenta nulla, non è un genere, non è nulla. 4. D'Alessio, la prima stella. Perché l'avete fatto fuori Gigi D'Alessio? Non ha portato una canzone degna? Certo, perché era il solito strappacore, core de mamma, mamma mi manchi. Ma guardate che non era scontata né nel testo quella canzone né melodicamente, è una delle cose più pregevoli che abbia fatto invece D'Alessio. E poi ha dimostrato nella serata del cover che è un grande musicista. Ha cantato benissimo, benissimo Gigi D'Alessio. Tutte le sere ha cantato da Dio. E io gli do 7,5, pensate un po'. Turci, fatti bella per te, gran ritorno, una rinnovata veste, c'è una ricerca musicale, c'è una progettualità interessante,
c'è un mettersi in gioco, un rinnovamento pur nella sua, cioè non ha stravolto il suo mondo e si è messa a fare Lady Gaga, no? Ma questo pezzo è fortissimo, 8,5, 8,5, andrà in radio e secondo me merita uno dei tre posti alla vittoria. Masini, spostato di un secondo. Allora, io su Masini posso dire che è sempre, è denso di cose, quindi è un bravo cantante, è un bravissimo musicista, è uno che sui palchi non sfigura mai, è un po' statico, la sua canzone ha dei tratti, forse un po' flat, però è una bella canzone. È una bella canzone e lui, io ascoltandolo, ho capito dove sta andando musicalmente. Anche lui coraggiosamente ha cercato un rinnovamento, ha fatto bene, 7,5-8. Gabbani, a me Gabbani piace, ve l'ho detto milioni di volte, nel suo stile, nel suo genere, non è la pagliacciata, ok? Quella canzone c'ha un intrigantissimo testo che parla in maniera ironica del sistema nostro occidentale. Andate a leggere le parole. Certo, la musica ci riporta sonorità da villaggio turistico, magari, no? E invece è una canzone molto forte. Lui è credibilissimo nel suo genere. 7,5. Zarrillo. Leggo che è antico come mio nonno, che quella canzone appartiene agli anni 90. Avercene di canzoni come quelle degli anni 90, avercene. Artegiani ha fatto un ottimo lavoro, è una ballata molto delicata, molto di classe. Lui è un grande interprete. 8,5. Se non 9 per l'interpretazione, Zarrillo. Quindi io sono contro questo. È degli anni 90, è degli anni 40. È una bella canzone, punto. A 6. Io la salvo con un 6. Tutta l'intera Baradà. Non gli do un voto più alto, nonostante meriterebbe, perché ha cantato proprio bene. Sempre, in tutte le sere, però la canzone di Checco De Modà, secondo me, quella è una canzone un po' antichella. Però salvo l'Ambaradan con una sufficienza, dicendo che il fatto che ieri si sia commossa per probabilmente Biagi, il motociclista con cui è fidanzata, evidentemente felicemente, forse se la poteva risparmiare, però al cuor non si comanda, evidentemente lei, io l'ho letta più così, quando lei dice questo amore mi ridà la luce, mi ridà la felicità dopo tanta sofferenza da chi mi ha trattato male, ma mi rendete conto l'oppressione che ho sentito questa donna, sono mesi, mesi, mesi che sente dire la raccomandata, che cosa ci fa lì? Povera donna, deve aver sofferto pure lei quella ragazza, perché canta bene, quando le daranno probabilmente una canzone più idonea alle sue capacità vocali, magari riuscirà a conquistarsi un posto al sole anche lei. Silvestre, no. Silvestre, no. Ragazzi, è un personaggione, anche una voce, cioè è chiaro che ha la timbrica da nero e ci affascina. È nero, quasi sempre i neri hanno una marcia in più nelle loro corde vocali, per fisionomica e corde vocali costruite proprio nella genetica in un'altra maniera. Cantano meglio di noi, ok? Come hanno i sederi più belli dei nostri. Però questa canzone proprio non passa. Con te 4. Non mi convince lui, non mi convince il pezzo. Ma
Come salirà in classifica? Secondo me era uno che doveva andare fuori. Elodie, tutta colpa mia. Elodie è brava, Elodie è brava, Elodie è impeccabile, però qui sono d'accordo con Monina, trasmissione zero, questa cosa algida, anche se c'ha il pathos nella voce, è un pathos che non corrisponde all'anima, è un pathos di timbrica molto Emma, molto Noemi, molto Loredana Errore mischiato insieme, non mi aggiunge niente, ci abbiamo già Emma, ci abbiamo già l'amoroso, ci abbiamo già questo standard qui. Mi dispiace, canta molto bene. Sicuramente farà un disco con delle ottime canzoni, sembrerà sempre la cugina di Emma. Quindi un 6, stop. Moro, portami via. Portami via un bel pezzo d'autore. Lui è drammatico, lui è molto. Ripeto, secondo me più bravo come autore che come cantante. Però un 7 se lo porta a casa. Fatalmente male. Fatalmente male di. Oh signor Benedetto, non ho scritto di chi è fatalmente male, aiutatemi ragazzi, eh. Adesso sfoglio tutta la storia di TV, sorrisi e canzoni. Ah! Nella mia Giusy. È stata mandata fuori. Ce l'hanno fatta a mandarla fuori. Sì, allora, su questo posso capire il perché. Perché non è una canzone sanremese per nulla, lei ha peccato nelle varie esibizioni di non tranquillità, lei è un animale da disco, questo pezzo andrà avanti nelle radio, ce lo porteremo tutto l'anno, sono sicura, perché è un pezzo costruito proprio invece molto bene, sarà un successo e io le do un 7,5. Bernabei, nel mezzo di un applauso. Bernabei è fra coloro che sono sospesi, non è ancora né carne né pesce, però questa canzone, questo progetto è in crescita, secondo me, con Bernabei, lo salvo con un 6,5. Queste sono le mie pagelle. Abbiamo detto che sono usciti Ron, D'Alessio, che non se lo meritavano, e Ferreri, che non se lo meritava per il mio gusto, però posso accettare la critica alla non grande esecuzione, ma bisognava sentire e capire i pezzi, ragazzi, i pezzi prima degli artisti. E questo è il Festival della Canzone Italiana, e quello non è un brutto pezzo, e poi è uscito Albano. È uscito Albano e quindi io posso dire che Albano, Ron rappresentano una fetta della vecchia generazione che evidentemente non ha convinto quest'anno e mi può star bene fino a un certo punto perché quei posti fuori li meritava la Comello e lo meritava Clementino. Punto. Canzoni mediocri. Le altre sono canzoni come. Ma ragazzi, adesso non avrà. Ma andate a sentire gli accordi di Maurizio Fabrizio. E poi voglio spezzare. Qui si muove tutto, eh? Il terremoto. Speriamo di no. Terremoto emotivo di questa mattina. Mariella Nava, mi rivolgo a te, torna presto a Sanremo, perché sei una delle più grandi autrici italiane. Torna presto a Sanremo o a scrivere per qualcuno, perché di gente che fa gli accordi, come Mariella Nava, come alcuni che sono a casa.
e che invece meriterebbero. Io capisco che una canzone ci possa anche piacere per la semplicità, ma deve essere costruita in modo artisticamente importante. Concludo col dirvi che sul podio della finale di Sanremo io spero vadano. Ce ne sono 3-4. Zarrillo, ma non ci andrà neanche sotto tortura. Meta, ci potrà andare, senz'altro potrebbe vincere la critica. Mannoia, chi ci va per l'allure che lei ha, forse un po' meno per la canzone, eppure ci dovremmo vedere Elodie, probabilmente Silvestre, spero Turci, spero Turci. Quindi, se i giochi più alti di noi prenderanno il sopravvento, avremo un Amici di Maria De Filippi tout court anche nelle classifiche finali. Se non sarà così, forse avremo una speranza di vedere qualcuno di quelli meritevoli sul podio, anche Masini. Vorrei Samuel. Va bene, questo per me è stato veramente un impegno molto, molto bello, per cui continuiamo a parlare di musica e ci vediamo domani con i nuovi video.